consiglio che do a tutti: ogni settimana la macchina va controllata, controllate il liquido, controllate il liquido, fate questa all'idrogeno, cambiare l'acqua, controllare il bulber che non abbia residui di acqua, dare una pulita al motore perché è molto importante che ci sia sempre il modo di capire se ci sono tracce di perdita di olio o quant'altro. Pulirlo con della nafta diluita con un goccino di benzina in modo da renderla più spruzzabile. Controllate sempre. È importante, gente che non controlla mai le macchine, poi dice vanno a puttane per forza. Adesso ho cambiato l'acqua di idrogeno, vediamo un attimino come funziona. Se tutto parte, qui c'è il nostro LED che è acceso, dov'è? Eccolo lì, quello della bobina che magnetizzerebbe. Ho detto magnetizzerebbe. Oh, senti qui come gorgoglia. Facciamo vedere, va. Oh, guarda, guarda. Visto? Perché questo è l'idrogeno. Ah, ho levato a proposito quella modifica. Non andava bene. C'era qualcosa che non funzionava. Adesso stacco il fischio. Niente, è un consiglio d'amico. Perché più il motore è pulito, più si capisce un po' se c'è qualcosa che non quadra. Poi dopo mantenere, capire se c'è qualche movimento, qualche rumorino nuovo, che adesso sono stati cambiati gli ammortizzatori, scatto lo sterzo. Ma questa macchina è fatta nuova, ho cambiato tutto, filtro della nafta, cambiato l'olio, cambiato l'olio del cambio, volano, motorino d'avviamento, pompa, c'è cioè il motore della benzina, c'è cioè del gasolio dietro, candelette. Sterzo, ammortizzatori, che cazzo là, ammortizzatori dietro il portellone, insomma ragazzi è un casino qua, queste macchine, queste fanno un sacco di chilometri ma vanno controllate come le belle donne, mai metti a perdergli gli occhi di dosso, buona serata a tutti.